Ed eccoci qua, ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Intendo Ucica. parlare con gli amici del signor Beagle. Credo di poter sgattaiolare via senza che mia madre se ne accorga. Incontriamoci vicino a Hogsmeade e studieremo un piano. Qui è sempre Ucica Gamer che vi parla e siamo tornati su Hogwarts Legacy. Siamo qui nella sala comune di Tasso Rosso, come vedete. Siamo nel periodo natalizio, in quanto dovremmo essere ormai nella fase invernale qua dell'anno scolastico. Mi sono portato un po' avanti con le quest secondarie e ora abbiamo una nuova quest principale che è qua la sala delle mappe, credo. Dovrebbe essere qui, mi pare. Fatemi vedere. Missioni. Sì, ok, la parola della preside. Ok, livello richiesto 23. Siamo tipo al 25, quasi 26, e direi che ci siamo come cosa. Ok. Eccola lì e ci andiamo a parlare. Ho tutti gli incantesimi, raga. Bentornato. Salve. Guardate, ho tutti gli incantesimi. Ci manca solo Avada Kedavra. Salve, professoressa. Ho delle novità. I goblin sono alla ricerca di un altro deposito, credo. Hanno costruito delle trivelle per essere più rapidi. È una vera disdetta. Questi depositi sono come il contenitore rotto che ho trovato nel castello di Rookwood? Sì. Non abbiamo altro tempo da perdere. Guarda la mappa. Fortunatamente la prossima prova è vicina. È a Hogwarts. Come sai, ai miei tempi ero preside. Il mio ritratto è appeso in quello che fu il mio ufficio. Infatti ero lì quando il professor Black è venuto a sapere del tuo arrivo. Mi chiedevo che tipo fossi. Un attimo. La prossima prova è nell'ufficio del preside. Sì. Speravo che quando sarebbe stato il momento, l'occupante di quell'ufficio ci avrebbe dato aiuto. Sfortunatamente l'attuale preside sembra interessato solo a se stesso. Dovrai accedere al suo ufficio mentre è assente. Capisco. Molto bene. Troverò il modo di entrare. Bene, ci vedremo al mio ritratto allora. A presto. Interessante come cosa. Ma Fig qui dov'è? Non c'è. Sarò. Come faccio a entrare nell'ufficio del preside? Forse il professor Fig saprà che fare. Ah, è nel suo ufficio, mi sa. Eh sì. Andiamo nell'ufficio di Fig. Allora, l'ufficio di Fig è da queste parti. Preferirei che la scuola non li accettasse. Sono assolutamente d'accordo. Dovrebbe essere giù. Ok, qua. Professore! Ho bisogno di lei. È andato un attimo a scatti il gioco. Salve! Professor Fig, i custodi mi hanno mostrato dove si trova la prossima prova. È cambiato qualcosa? Lodgok e io abbiamo appreso che i goblin stanno cercando un altro deposito, come quello che abbiamo visto nel castello di Rookwood. E che stanno costruendo delle enormi trivelle per velocizzare la ricerca. La professoressa Fitzgerald sembrava molto preoccupata. Capisco. È chiaro che Ranrok sa più di quel che credessimo. Professore, c'è dell'altro. Lodgok conosceva Miriam. Conosceva Miriam? Si incontrarono al castello di Rookwood. Lei era là per delle ricerche. Ed è lì che trovò il contenitore con la passaporta. Gli piacque così tanto che le lasciò il contenitore, nonostante gli ordini di Ranrok. Non so che dire.
Sapeva ingraziarsi praticamente chiunque. Vorrei saperne di più e in effetti mi piacerebbe parlare direttamente con Lodgok. Tuttavia, non è questo il momento. Dov'è la prossima prova? Che lei ci creda o no, si trova nell'ufficio del preside. Incredibile. Molto bene. Ti servirà la parola d'ordine per superare il gargoyle di pietra. Puoi chiederla all'elfo domestico del preside. Non conosco l'elfo domestico del preside. Chissà se parlerà con me. Immagino gli sia molto fedele. Sì. Perciò ti servirà un travestimento. E ho proprio ciò che fa al caso nostro. Una pozione polisucco. Sembrerai tale e quale a Black. Un attimo. Non è necessario un qualcosa della persona in cui ci si vuole trasformare? E non è lunghissima da distillare. Esatto. Quindi come fa ad avere già la pozione che trasforma nel professor Black? Sono un uomo previdente. Diciamo solo che sentivo di dovermi preparare a qualsiasi evenienza dopo la mia infruttuosa visita al ministero per suo conto. Comunque non c'è tempo da perdere. Bevila e ti spiegherò tutto. Oh mamma. Come ti senti? Benissimo, anche se non dimenticherò quel sapore tanto presto. La voce com'è? Convincente. Mi sono preso la libertà di trasfigurare i tuoi abiti. Come già detto, dovrai farti dare la parola d'ordine da Scroop, che può trovarsi ovunque nel castello. Cerca la professoressa Kogawa. Ultimamente sta assillando quel povero elfo col Quidditch, nella speranza che convinca Black a cambiare idea. Per ora non ha funzionato. Capisco. Ma che faccio se Black mi vede? Lascia che ci pensi io. Gli dirò che dobbiamo incontrarci a Hogsmeade con un contatto del ministero. Questo ti darà tempo. Grazie, professore. Ci rivediamo alla sala delle mappe, allora. È molto strano sentirsi ringraziare dal professor Black. Ci vediamo là. Ora devo trovare l'elfo domestico del preside. Ok, andiamo a trovare sto elfo. Io pensavo fosse Creature l'elfo domestico. Ah beh, ma mi sa che non è proprio il loro elfo personale, perché mi sa che... Un minuto, professore. Cercavo proprio lei. Oh, io senta... sono molto occupato, professor Sharp, molto occupato. Certo, signore. È solo che lei mi aveva chiesto una pozione particolare e io... Beh, io... Ah, è vero. Sì, beh, sputi il rospo, Sharp. Non ho tutto il giorno. Forse è meglio non parlarne qui, signore. Può parlare liberamente, Sharp. Glielo assicuro. D'accordo. Ho pronta la pozione scacciabrufoli che mi aveva chiesto. Posso portargliela in ufficio quando vuole. Ah, ma certo, sì. Non c'è bisogno di fare tanto i misteriosi. Me la faccio consegnare da uno studente. Da uno studente? D'accordo, se è questo che vuole. Insisto. Grazie, Sharp. Spero ne abbia preparata abbastanza. Ho parecchi foruncoli. Ora devo decidere a chi affidare questo poco appetibile incarico. Sharp. In questo momento non ho tempo per voi. Proprio per niente. Fatevi da parte. Salve. Voglio dire, levatevi di torno, piccole pesti. Che imitazione brillante. Sembra di sentire la voce del preside. Che attori che siamo. Quelle fig. Che lento che è, mamma mia. E secondo te quegli stivali sarebbero lucidi? Devi fare di meglio. Provare. Pix. Professor Black, come vanno le cose? Oh, Infautus. Mastichi con la bocca aperta? Chi ti ha insegnato l'educazione? Professoressa Kogawa, eccola là. Professore, permette una parola? Cercavo proprio lei. Professor Black, non è troppo tardi per riconsiderare la sua decisione a proposito del Quidditch?
Potremmo tenere comunque le prove e disputare una stagione più corta. Sempre meglio di niente. Ma pensi all'infortunio, Madama Kogawa? Professore, è capitato a molti studenti di prendersi un bolide in testa, ma tutt'al più questo li ha fatti rinsavire. E si sono ripresi perfettamente. Se questa volta è successo a un puro sangue, beh, non è un buon motivo per... Che assurdità! La salute di uno studente è molto più importante di uno stupido gioco. Uno stupido gioco? A volte lei è davvero impossibile. Signore, ho una mezza idea di segnalarla all'ufficio per i giochi e gli sport magici del ministero. Buona idea. Dovesse servirle una pergamena, venga pure da me. Ora, dov'è il mio elfo? Una pergamena? D'accordo, lo farò e con piacere. Quanto a Scruppe, l'ho visto nella sala grande. Sembra che mi eviti. Mi chiedo perché. Buona giornata, Madama Kogawa. Cosa abbiamo fatto per meritarci un preside come lui? Bella mamma. Quando vedo ciò che passa per magia in questi corridoi, mi addoloro pensando al futuro del mondo magico. Certo che avere un Black come preside non è proprio il massimo. Lui darebbe tutti i punti a Serpeverde. C'è qualcosa di sbagliato. Ma ho trapassato la porta, non si è aperta. E vabbè. Non passo un giorno senza chiedermi per quale motivo io abbia accettato questo incarico dal ministero. Professore, devo parlare con lei. Salve, professor Black. Oh, professoressa Weasley, che immenso piacere vederla. Signore. Visto che ci siamo, mi chiedevo se potessimo parlare un attimo del professor Fig. Oh, molto bene. Ho deciso di concedergli più libertà col suo tempo. Più libertà, professore? Ritiene sia saggio? Sono preoccupata per i suoi studenti. Già lo si vede di rado a scuola. Me ne rendo conto e vorrei che le cose restassero così. Capisco. Ma, signore, se posso, credo che il nuovo arrivo del quinto anno stia trascorrendo troppo tempo lontano dal castello per conto del professor Fig. Mi sono giunte voci allarmanti sulle loro avventure. Pare si siano intrufolati nella foresta proibita e abbiano perfino affrontato Ranrock, Rookwood e compagnia. Cosa? Cielo, non può credere a tutto ciò che sente, professoressa. No, non mi sembra proprio il caso. Voglio dire, terrò d'occhio io, Fig. Lei continui così. Sta facendo un lavoro meraviglioso, davvero meraviglioso. Beh, ecco, io la ringrazio, ma sarei lieta di indagare bene, su... Bene, è tutto, Weasley. Voglio dire, professoressa Weasley, buona giornata. Intanto qua le armature si sono sfasciate. Un lavoro meraviglioso. Più libertà per il professor Fig. Non lo capirò mai, quell'uomo. Non capirlo. Che te devo questo dire? Questo dovrebbe dare un po' di respiro al professor Fig. Speriamo. Permesso? Cioè, voi state mangiando? Oh, no! Non posso usare la bacchetta qui, vabbè. Scroop lavora sodo come ogni altro elfo domestico. Scroop? Scroop! Salve, padrone. Ricordami la parola d'ordine del mio ufficio. Oh, ma il padrone ha fatto giurare a Scroop di non rivelarla mai, neanche a lui stesso. Come osi rispondermi così? Ho in mente di darti un nuovo paio di orecchie. Sì, signore. Certo, signore. Scroop chiede perdono. È il motto della famiglia Black, padrone. Oh, sì, certo. Io... Il padrone lo ricorda, vero?
Puri per sempre, non è vero? Quasi, padrone. È sempre puri. Scroop sospetta che il padrone lo stia mettendo alla prova. Ovviamente. Ma come il padrone sa già, in francese. Ah, certo. Ti ordino anche di pronunciarlo. Oh, il padrone sa che il francese di Scroop è pessimo. Comunque, toujours pour. Ah, grazie. Non parlare mai più di questa conversazione, né con me né con altri. Certo, signore. Ora Scroop farà del suo meglio per non disturbare il padrone. Ha ruttato! L'effetto della pozione polisucco sta svanendo. Sarà meglio che mi nasconda. Attenzione, studenti! Ordino ufficialmente che la sala grande sia decorata al più presto con i solenni stendardi di Tasso Rosso. Non risponderò ad alcuna domanda, né ora né mai. Oh, che figata! Via, 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 nascondiamoci! Aspetta, un po' di educazione, per Dio! Oh, appena in tempo, l'effetto sta svanendo. Fig aveva ragione. Quasi non ci credo che abbia funzionato. Ora devo dire la parola d'ordine al gargoyle. Ok. Ehi ragazzi, ma che è successo che siamo tutti qui addobbati coi colori di Tasso Rosso? Cosa è successo? Chi è che l'ha chiesto? Revelio. Io no, di certo. Ma c'è una cosa qua. Il leggio. Ok. E qua, pagina qui, sala grande. Ok. Vamos! L'ufficio del preside. Speriamo di non fare altri brutti incontri. Yeah. Che miseriaccia. Ma dobbiamo salire fino in cima? Ok, di là. Aspetta. Le biote. Grazie, eh. Ok. Dunque. Che piacere rivederti, mio giovane amico. Incantato, grazie. Allora, dovremmo esserci ormai alla sala del all'ufficio del preside qua. Revelio. Armatura troll. Qui. Oh. Quanta roba qua. Ma è dove sta il calice qua? Dove sta il calice di fuoco? Sì, forziere del calice di fuoco. Parliamo di erbologia. Forse. Non c'è altro, ve? Non mi pare. Permesso. Revelio. Ok.
Ancora su? Quanto caspita è in alto sto... sto ufficio? È lì. Il gargoyle. È lì che devo pronunciare la parola d'ordine. Ok, quindi... non c'è più niente, vai. Toujours pour. Mi chiedo se tutte le famiglie di maghi d'élite abbiano un motto. Mi sa che solo la famiglia Black ce l'ha. Revelio! Vediamo se c'è qualcosa. Felice di vederti. È merito della prontezza mentale del professor Fig. E ora? Avvicinati al piedistallo nell'anticamera e leggi il libro che vedrai apparire. Cosa dovrei aspettarmi di trovare nel libro? Una storia. Non posso dirti altro. Potresti riconoscerne alcuni elementi, poiché ho preso spunto da un racconto caro ai bambini del mondo magico. Immagino ci sarà altro da fare, oltre a leggere un libro. Sospetti fondati tuoi. Torna da me quando avrai finito. E per tutto questo tempo è stato qui proprio sotto gli occhi del preside. Revelio! Perché non mi fa interagire con la cosa là? Deve essere questo il piedistallo. Vediamo. Favola per... non sarà... aspetta. Dove mi trovo? Professoressa Fitzgerald, riesci a sentirmi? Sono qui, in questo luogo. Puoi chiamarmi Nifa. Ora assisterai a una storia. Presta attenzione. Non sempre le cose sono quel che sembrano. Dovrai muoverti rapidamente con prudenza. Usa gli strumenti che incontri per trovarmi. Per prima cosa ti servirà un mantello. Aspetta, ma non saranno mica... non è mica quel... In questo posto, come nella vita, la morte assume molte forme. Cerca di evitarle, costi quel che costi. La morte... i doni? Cacchio. Oh. I doni della morte? E dice mantello. E siamo finiti nella fiaba di Brad il Bardo. Sarei dovuto fuggire quando potevo. A quest'ora sarei libero. Orco boia. Meglio muovermi finché posso. Nib deve essere qui da qualche parte. Non posso usare bacchette o cose, vero? Devo muovermi al momento giusto. Salve. Arrivederci. C'è una scalinata laggiù. Ma ci stanno tutti questi. Ok, lui si è spostato. Salve. La morte. Ma
Non mi vedi, papà, però. Come è potuto succedere? Ah, non lo so. Una scala. Se ci salgo, magari non mi vedranno. Combatte? Via, 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 via. Sali, 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 sali. Ok. Alle. Li ho seminati per ora. Devo andarmene da qui. Dove sarà Niv? Sono in troppi. Devo attraversare la strada più veloce che posso. È quella la strada giusta, ma prima devo trovare il modo di passare. Questo si... se si gira... ok. Bene. Bene così. Oh. Nient'altro che guai da questa parte. Deve esserci un altro modo per trovarla. Devo tornare indietro. Non c'è modo di oltrepassarla. Quella porta sembra... ah, è chiusa. Non mi resta che andare avanti. Mamma mia, regà. Salve, arrivederci. È stato un piacere. Questa è la mia occasione. Eccolo. Questa è la strada giusta. Il mantello dell'invisibilità. Proprio che non mi vedano. Posso provare ad avvicinarmi. Arrivederci. È stato un piacere, eh? Finalmente al sicuro. Questa deve essere la strada giusta. Ma dov'è Niv? Sei sfuggito alla morte finora, ma non mi hai ancora trovata. La ricerca continua, seppur questa volta non potrai nasconderti. Impugna la bacchetta di fronte a te. Non sperperarne lo straordinario potere. La bacchetta di Sambuco. Depulso. Bombarda. Miseriaccia. E depulso non funziona, sai com'è. Abbiamo compagnia. Difendo. Bombarda. Defuso.
Caspiterina. Depulso! Stupefatto! Fai così, se... Difendo! Madonna, quanti sono? Non finiscono più. Difendo. Bomba. Quindi livello 26, buono. Ok, ora vediamo qua. Oh. Della morte. Difendo. Bombarda. Difendo. Bombarda. Ok. Questo è andato. Ce ne sono addirittura. Stupefatto. Bombarda. Stupefatto. Bombarda. Bombarda. Stupefatto. Stupefatto. Protetto. Stupefatto. Difendo. Bombarda. Depulso. Vai. Bombarda. Bombarda.
Difendo! Bomba! Defunto! Difendo! Madonna quanti! Proteggo! Stupefaccio! Difendo! Stupefaccio! Difendo! Defunto! Andiamo. Quanto è lunga sta prova? Aspetta, questa è la prova più lunga che abbiamo fatto, eh? Semplice pietra. Deve essere per me. La pietra della risurrezione. La strada è ancora lunga. Oltrepassa gli afflitti davanti a te. Niente come sembra. Come niente come sembra? È finita. Oh, povera Nip. Era così giovane. Che succede? Nip, perché? Terremo per sempre viva la sua memoria. Vabbè che qua tanto con i ritratti. Qua non ha senso morire, perché tanto con i ritratti. Mi hai trovato. Ma ciò che è fatto non si può disfare. La magia della pietra può solo evocare l'ombra di ciò che ero. Tuttavia, non c'è luce senza ombra, come non c'è ombra senza luce. Solo perché possiamo dissipare l'oscurità, non significa che dobbiamo farlo. Non dimenticarlo, mentre assisti al mio ricordo. Va bene. Isidora, ciò che hai fatto per tuo padre è incredibile. Lo è, non è vero? E Percival non deve preoccuparsi per i trefoli di emozioni o le tracce che questa magia lascia. Sono riuscita a trovare un modo per contenerli. Non ti sei fermata? Argento Goblin. Mi hai parlato con un Goblin? Non temere, non hai idea di che cosa vogliamo contenere. Ma non abbiamo ancora idea di che effetto possano avere le emozioni, le tracce oscure. Sembra di sentire Percival. Si dà il caso che io lo sappia. Si tratta di una fonte di forza, di concentrazione. E in qualche modo è in grado di rendere più potente la mia magia. Non ti seguo, Isidora. Io penso si possa controllare. Un simile potere non deve essere sottovalutato. Nelle mani sbagliate. Hai visto cosa ho fatto per mio padre? Oh, Niv, immagina il bene che potremmo fare.
Tutti a questo mondo soffrono in qualche modo. Che stai facendo? Respira a fondo. Riesci a sentirla? Oh, Isidora! Questa storia deve finire. Per tutto questo tempo avete tenuto per voi questo potere perché lo temete. Io invece l'ho accolto. Dove siamo qui? Revelio! Ah. Sala delle mappe. È vero che qualcuno ha superato le prime tre prove? Sì, è così. Ma sei così... giovane? Lo so. Lei deve essere il professor Bakar. Sì. Piacere di conoscerla. Nel ricordo che ho appena visto, Isidora stava inalando emozioni dolorose. Esatto. L'ho trovato preoccupante. Com'è riuscita a ricavarne un potere? E come l'ha imbrigliato? Inquietante, davvero. Tuttavia mi domando perché mi chiedi del suo potere. Non vorrei mai rivelare dove si trova il mio pensatoio a chi, forse, deve ancora comprendere la responsabilità che si accompagna al potere. Professore, le assicuro che la comprendo. Infatti, ciò che ancora non sa è che un goblin pericoloso di nome Ranrok è entrato nel deposito del castello di Rookwood. Ha imparato a imbrigliarne il contenuto e ne ha ricavato un enorme potere che vuole usare contro il mondo magico. Non c'è tempo da perdere. Capisco. Tuttavia, la conoscenza che acquisiresti osservando i miei ricordi è troppo preziosa per poterla condividere senza alcune ulteriori considerazioni. Ho la necessità di consultarmi con gli altri custodi. A quanto pare non ci resta che aspettare, per quanto sia frustrante. Ho sentito cosa hai detto a Bakar. Isidora risucchiava le emozioni per acquisire potere? Esatto. E ha estratto le emozioni alla professoressa Fitzgerald come ha fatto con suo padre, senza permesso. Mostruoso. Inoltre, ha detto che aveva trovato un modo per immagazzinare le tracce di magia che estraeva usando l'argento goblin. I depositi? È possibile, sì. C'è una cosa che non ho avuto modo di dirle prima. Ranrok sta scavando in alcuni luoghi legati ai cinque nomi che ha trovato nei diari di un goblin esperto di metalli, un certo Gradbarb. Cinque nomi, dici? I custodi e chi altro? Isidora Morganac? Precisamente. Ecco perché è sempre un passo avanti a noi. La Gringot, la torre, il castello di Rookwood. Visto che i custodi non vogliono ancora indicarti la prossima prova, cerchiamo di tenere d'occhio Ranrok. Potrebbe condurci lui a qualche informazione in più. Forse. Spero che Lodgok mi contatti presto. Dopo le trivelle non ho più saputo niente di lui. Oh, e come avrà ormai capito, il suo piano con la pozione polisucco ha funzionato. Non avevo dubbi. Potrei solo aver esagerato nel distrarre Black. Non sapevo reggesse così poco il whisky incendiario. Molto bene ragazzi, direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima, ciao. Avrei dovuto reagire così male con il tuo amico Goblin. Me ne scuso. Spero di poter terminare con te quel che abbiamo cominciato col trittico. Ti prego di incontrarci sulla costa sud per cercare l'ultimo pezzo di tela. Alla prossima. Ciao belli!